Italian Poker Open 18, siamo al day 3, circa 50 player left, secondo break di giornata, siamo con Salvatore Bonavera. Ciao Salvatore, intanto buonasera, come va? Ciao caro, benissimo. Ciao a tutti. Senti, diciamo, come sta andando il torneo in questo momento? Come ti stai trovando al tavolo? Fino a questo momento mi sono trovato benissimo, ma sempre dal primo giorno non sono mai stato fortunato, sono sempre stato corto, quindi ho sofferto tanto. E adesso finalmente ho preso una boccata d'ossigeno, la fortuna è girata un po' dalla mia, e diciamo che ci siamo messi almeno con 20 buio, quindi si può giocare un attimino. Senti, lasciando stare il fattore strategico, che comunque diciamo che tu sei stato per un bel po' di tempo in fase di push fold, diciamo, ma quanto conta la tenuta mentale in un torneo del genere? Beh, penso che la tenuta mentale conti tantissimo, sia la base principale e la base per poter fare questo lavoro e poter giocare a poker. Se non hai una tenuta mentale non puoi neanche giocare. Insomma, è uno degli aspetti fondamentali dei poker pro questo. Per me sì, penso che conti più del 60%. È la base su cui puoi fondare poi il tuo gioco, puoi fondare tutto, altrimenti non. Meglio che non giochi. Senti una cosa, 1700 giocatori, numeri grandissimi sempre qua all'Italian Poker Open. Tu vuoi dare un commento su questo torneo? Beh, non c'è commento, si commenta da solo, 1700 giocatori, io l'ho detto su Facebook, penso che li trovi solamente a Vegas, un torneo che paghi un buy-in 5,50 e puoi vincere 200.000, è una roba fuori dal mondo. Poi vedere questa sala qui al nono piano, strapiena di giocatori, è stata una bellissima esperienza, ma l'IPO ci dimostra ormai che sono questi i buy-in, sono queste le strutture. Bravo, bravo Andrea Bet, veramente bravo. Ti manca soltanto a te la zampata finale perché hai fatto diversi ITM, però insomma proprio in fondo ancora non sei arrivato. Fatto diversi ITM, però sono tornei difficili da vincere, dove la fortuna qui conta tantissimo. Speriamo di far bene, non voglio dire niente. Beh, io ti faccio in bocca al lupo, diciamo, ho visto che hai messo a segno qualche colpo adesso, quindi un in bocca al lupo, spero di intervistarti più avanti. Speriamo che tutto vada bene, non diciamo nulla. Arrivederci, a dopo. Arrivederci, un saluto a Salvatore Bonavena, al prossimo video con TitanBet.it.